Sindaco Federico, Chieta di San Sebastiano Navelli, ecco un piccolo tesoro restituito alla comunità di Navelli. Cosa significa la restituzione di questo crocifisso per Navelli e per gli abitanti di Navelli? Beh, intanto un ulteriore tassello su quello che è il discorso della ricostruzione. Peraltro, la restituzione è coincisa con l'anniversario, del terremoto qualche giorno prima, quindi a 12 anni. È un tassello importante perché comunque è un bene legato alla tradizione religiosa cristiana di questo paese, cattolica ovviamente, dove i nostri antenati hanno dato il massimo sia nella realizzazione di edifici di culto, tra Navelli e Civitaretenga se ne contano ben 17-18 di chiese, ma soprattutto poi nella ricchezza degli arredi, quindi opere d'arte, e questa ne è un esempio. Un oggetto d'arte sacra preziosissimo, recuperato tra l'altro durante la catalogazione. Sì, questo edificio all'esito del terremoto del 2009 è stato dichiarato E, successivamente con l'avvio dei lavori da parte del MIBAC, Sovrintendenza dell'Aquila, è stato chiaramente svuotato di tutto quello che erano le opere d'arte e nello svuotamento, nella parte alta, sotto il campanile, nel sottotetto, è stato rinvenuto questo crocifisso, questa magnifica opera d'arte che si trovava lì probabilmente per tanti motivi, forse perché non veniva considerato un bene prezioso, forse perché era andato in disuso. Quindi ecco, è stata una scoperta veramente meravigliosa che ha lasciato soprattutto diciamo, perplessi gli operatori del MIBAC, dove un'opera d'arte del genere fosse così, diciamo, stata buttata. Da quel momento c'è stato un interessamento da parte di una studentessa dell'Accademia Belle Arti dell'Aquila, Ilaria Giovannone, che d'accordo con ovviamente la sovrintendenza e la diocesi dell'Aquila, settore beni culturali, ha recuperato questo prezioso crocifisso del 1600, un'opera insolita perché a differenza delle tante croci che sono presenti nelle chiese, il Cristo è di dipinto e vi sono dipinti tutti gli elementi della passione di Cristo, compreso la Maria Maddalena, la mamma di Gesù.